Appuntamento tra i più prestigiosi nel panorama dei tornei che si svolgono in Abruzzo. La Lazzaroni Cup giunge in un momento in cui molte competizioni in Italia, anche più storiche, vengono annullate, come ad esempio la città di Roma, nonostante il tennis stia vivendo una fase di straordinaria popolarità grazie ai successi in campo internazionale dei nostri atleti. Molti dei protagonisti del futuro scenderanno in campo da lunedì prossimo al Circolo Tennis di Piana Vincolato, come ha spiegato il direttore tecnico Luca Del Federico oggi alla presentazione ufficiale al foyer del Teatro Marrucino, con la presenza a sorpresa anche della Presidente della Regione Marco Marsiglio. La Lazzaroni Cup ha assunto il lustro di un evento internazionale, è il terzo anno di un Future ETF 15.000 dollari. Vedrà la presenza di tanti giocatori italiani, un po' per tutti l'attesa è per il giocatore abruzzese Andrea Picchione, che sta facendo molto molto bene, che si avvicina a entrare nei top 400, e l'augurio sia proprio che quello che Andrea, senza togliere nulla agli altri atleti, possa coronare il sogno di vincere il primo titolo internazionale qui a Chieti. L'Open Lazzaroni cresce di anno in anno e per questo, insomma, ringraziamo il Circolo Tennis della nostra città, il presidente Ennio Marianetti, ringraziamo Regione Abruzzo per la vicinanza costante, ringraziamo la famiglia Iannamico, proprietaria della Lazzaroni, main sponsor dell'evento. Noi come amministrazione comunale stiamo puntando tantissimo sullo sport, siamo città europea dello sport per il 2025 e stiamo rafforzando il nostro, ecco, la nostra capacità di ospitare grandi eventi sportivi nei nostri bellissimi impianti cittadini. Lazzaroni vuole soprattutto che sia un incontro sociale, un incontro aperto al territorio, un incontro che racconti in qualche modo i progressi e la storia di un'azienda che non mira soltanto, diciamo, ai profitti che sono propri di un'azienda, ma mira a fare attività tutte che possano essere di grande risonanza sul territorio. Quest'anno, infatti, ci teniamo in modo particolare a dare uno sfondo culturale di questo tipo, cioè quale impatto sociale reale può avere un'attività sportiva sponsorizzata da un'azienda che oggi festeggia l'ingresso tra i marchi storici nel MIMIT e quindi riconferma il valore tutto italiano di estensione mondiale di un marchio nato veramente più di 100 anni fa.